Perché qui vi stavo dicendo che appunto quando terminiamo poi il percorso c'è un piccolo rinfresco preparato dal signore Moldove, quindi signore che lavorano qui nella nostra terra, e quindi hanno voluto anche loro dare un piccolo contributo facendoci sentire ancora più vicini a questi due artisti. Allora, la mostra parte da qui, diciamo, con il quadro che è un po' il simbolo che è stato dato a questa rappresentazione, a questo allestimento, che è l'aello su carta e quelli di Vladimir, l'olio su tela. E anche in questo caso abbiamo voluto porle proprio qui all'ingresso della mostra per rappresentare, per dare il benvenuto, perché entrambi, diciamo, gli artisti possano dare il loro benvenuto. A proposito, questo forse è il dipinto più caratteristico. Abbiamo la veduta del Monticano, a lato c'è il Duomo, questo è visto da via Mazzini praticamente, il Duomo, il Toresin che si vede in lontananza, il famoso Salice presente in questa zona e i colori del Monticano. Ecco, questo è forse è quello che rappresentate con una precisione incredibile. Oltre alle persone naturalmente, ma in particolare quello che impressiona, quello che diciamo attira l'attenzione è proprio il dettaglio con cui ogni palazzo, il Duomo, il Toresin vengono rappresentati qui, ma in particolar modo, adesso magari ci spostiamo un po', i balconi, le auto parcheggiate, per dire, sono rappresentate veramente con una nitidezza, con una precisione incredibile, che con la tecnica dell'acquerello non è così facile fare, insomma, non è così facile. Un'altra caratteristica, poi magari lo osserverete pian piano durante il percorso, osservate i cieli, che entrambi dipingono con una tecnica incredibile, lì c'è anche il loro sentimento, c'è anche la loro speranza. Sono cieli che mischiano tutta una serie di colori che danno una serenità incredibile. È sempre presente spesso il rosso, il rosa, il giallo, colori che danno speranza, colori solari, di apertura, ok? E spesso sia negli acquerelli sia negli oli sono presenti. Qui abbiamo solo verso prevalentemente, da qui in poi. E poi si prosegue dall'altra parte, lì ci sono delle rappresentazioni della Chiesa dei Templari. Cioè, passo interessante metterle, intanto perché sono anche queste di una precisione incredibile e perché appunto, vista l'esperienza che questi artisti hanno avuto sia a Ormelle sia a Oderzo, ci sembrava interessante porre. E poi si prosegue, si termina sempre lì con Oderzo, alcune vie di Oderzo. Ecco, osservate poi quando andrete in quel quadro lì, quell'acquerello, osservate come i mattoni di quel palazzo sono stati rappresentati con una precisione che è incredibile, insomma, considerata la tecnica pittorica. Alcuni acquerelli vengono oltre alle rappresentazioni di Oderzo, di olio abbiamo il vaso di rose, ecco, che viene impresso sulla tela, quindi quasi palpabile per sentire la rosa e per sentire il petalo, no? Sembra quasi che fuoriescano dalla tela per venire verso lo spettatore. E poi così con la rotazione di lame, anche qui sembra che le pagliuzze di fieno possano essere toccate. Se poi lo osservate vedrete in particolare le poche chiare, quelle in primo piano emergono, vengono fuori dalla tela, da quanto il colore è importante, da quanto viene dato con forza. La materia è fondamentale in questa rappresentazione. Poi un'altra natura morta. A parte questo, che è un paesaggio moldovo con la tipica casa Moldova, diciamo, il resto, in particolare questi acquerelli e questo, un po' tutti tranne quello, riguardano la nostra zona. Quindi o fotografie o immagini che sono state spedite direttamente a Vladimir, ma della nostra terra, in particolare mi sembra ci sia la zona di San Polo, la zona di Ormelle, forse anche
alcuni scorci di Villa Giolla, o comunque del parco di Villa Giolla, ad esempio, ecco, comunque della nostra terra. Altro sono presenti le rappresentazioni, anche questo, musicali, che è un'altra tematica, un altro filone che loro stanno seguendo adesso, questo e quello, e nell'altro, insieme alle rappresentazioni che sono lì sul tavolo, nature morte, vasi di fiori, fiori, mazzi di fiori, che è un tipico tema trattato soprattutto da Lina e quindi soprattutto con l'acquerello. Magari spero, insomma, che qualcosa, qualche spunto di quelli che abbiamo dato possano aiutare la percezione poi delle emozioni che l'artista voleva dare. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo appunto questo piccolo rinfresco che appunto le signore hanno voluto offrirci. Grazie. Per altre informazioni dei singoli quadri, delle singole opere, c'è il signor Battistella sempre a disposizione. La mostra resterà aperta fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica, sia la mattina che il pomeriggio dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. E sì, dicevo, sì, già detto, ho ribadito, il rinfresco è pronto fuori e grazie a tutti per la partecipazione, per l'attenzione. Guarda questi due artisti, una povertà enorme e quindi anche questo poi spinge queste persone, queste signore, questi ragazzi a lasciare la loro terra e a venire a cercare fortuna qui, fortuna che tra l'altro loro non creano per se stessi, ma tutto ciò che loro guadagnano qui viene mandato poi in Moldova per far vivere le loro famiglie, per costruirsi una casa, per sistemare una situazione della povertà, diciamo, più dilagante. Rispetto alla mostra del 2008, del 2009 che era stata fatta a Ormelle, dove c'era molto della Moldova, anzi era preponderante la rappresentazione della loro terra, in questa mostra, in questo allestimento, diciamo, c'è poco della Moldova, qualche quadro, noi magari ci sposteremo dall'altra parte e vedremo nel dettaglio quali sono, e c'è invece soprattutto, come vi dicevo, dell'esperienza di Oderzo, di questi artisti a Oderzo. In questo allestimento sono presenti quadri sia di Alina che di Vladimir. In realtà sono preponderanti quelli di Alina. Vladimir ha 6-7 opere e sono comunque ben distinguibili perché Alina lavora prevalentemente con l'acquerello su carta, su cartoncino su carta, mentre Vladimir lavora quasi esclusivamente con tempera, olio su tela. Quindi per distinguere i due artisti basta vedere queste due tecniche rappresentative, diciamo. La tecnica non è l'unica differenza che esiste tra i due. Anche nel modo di rappresentare, nello stile pittorico, in realtà sono due persone totalmente diverse. Quindi come lo sono nella realtà poi, perché sono due persone diverse anche come carattere, ma questo traspare tantissimo nelle loro opere. Vladimir è una persona anche molto complessa, che vive le difficoltà della sua terra, anche le difficoltà politiche, e non solo quelle economiche e sociali, le vive in maniera molto forte e le vuole rappresentare nella tela. Al di là delle rappresentazioni che ci sono qui, che sono prevalentemente immagini della terra, della loro terra, quindi case, balle di fieno, vasi di fiori, i girasoli, che sono elemento fondamentale della Moldova, sono il fiore, chiamiamolo il fiore più importante che loro hanno, un fiore, campi e campi, che diceva Tony, si trovano lì, campi e campi di girasoli, sono elemento fondamentale, quindi che lui rappresenta naturalmente perché è simbolo della terra. Ecco, al di là di queste rappresentazioni, abbiamo visto anche la scorsa volta a Ormelle, che le rappresentazioni di Vladimir sono spesso anche una denuncia della situazione in Moldova, della povertà, madri che vengono rappresentate sulla soglia di casa in attesa di figli che sono partiti a cercare fortuna, quindi con la tristezza rappresentata nel viso. Con questo colore che lui dà, molto forte, diventa la rappresentazione palpabile. Poi lo osserveremo, i quadri gli oli
hanno una materia addosso fortissima, hanno tanto tanto colore e quindi questo dà ancora più forza alla rappresentazione, sembra quasi di poter toccare i fiori, abbiamo una rappresentazione di un vaso di rose, sembra quasi di poter toccare i petali in queste sue rappresentazioni, quindi molto forte e molto da un'impressione molto forte e decisa, ecco, l'opera di Vladimir. Dall'altra parte abbiamo invece l'acquerello, che già di per sé è una tecnica molto più dolce, più delicata, se vogliamo chiamarla così. Abbiamo Alina. Alina appunto utilizza l'acquerello, lo utilizza con una tecnica precisissima. Sappiamo che l'acquerello è di per sé una forma di rappresentazione abbastanza complessa, perché lavoriamo con l'acqua, lavoriamo con questo colore che è difficile da gestire nella precisione. E invece, se poi andremo di là, vedremo la rappresentazione di mattoni, di case, di macchine, auto parcheggiate nella via, il colore del Duomo, la precisione del Duomo, la precisione dei palazzi, fatta con una tecnica impressionante, cioè un acquerello che sembra quasi una fotografia. Quindi vedremo poi, ecco, l'abilità poi di questa artista. Cos'altro dire? Nell'allestimento sono presenti prevalentemente appunto quadri del Diodezzo, quindi delle vie di Odezzo, poi ci sono poi nella parte centrale, adesso andiamo a vederlo, delle rappresentazioni dei dintorni di Odezzo, e poi in vari angoli sono raccolte delle opere in generale che riguardano nature morte, fiori, alcuni temi trattati dagli artisti, il basket, ecco, la musica, ecco, un altro tema che recentemente loro stanno trattando, alcuni quadri legati al tema musicale. Prima di chiudere e andare di là, leggiamo un messaggio che loro hanno mandato. Loro non hanno potuto essere presenti questa volta, avrebbe dovuto venire Alina, ma per problemi legati, diciamo, anche ai visti e quant'altro, ecco, non c'è stata la possibilità di venire qui. Però hanno voluto mandare questa lettera, che hanno chiesto espressamente che venisse letta oggi, per salutare tutti voi e per ringraziarvi. Allora, la mostra di pittura. Siamo molto lieti di aver ricevuto questo invito e siamo onorati della vostra presenza qui. Siamo molto grati per l'opportunità che ci è stata data di esporre i nostri quadri in questa sala e per questo vorremmo ringraziare la parrocchia di Oderzo nella persona di Monsignor Davento e della signora Maria Teresa, che ha aiutato anche durante la fase di allestimento della mostra. Ringraziamo il signor sindaco e comunque l'amministrazione comunale nella rappresentanza dell'assessore per aver permesso la possibilità di utilizzare anche il logo, perché questa mostra ha il patrocinio del comune di Oderzo, quindi per la possibilità che ci è stata data. Portiamo molte grazie al signor Battistella, alla moglie che ha sopportato anche in questo periodo tutto il tempo, no? È stato dato la mostra, Elisa Vagoni per la presentazione, la signora Giulietta Pulzato per gli articoli che sempre prepara per il dialogo e per altri giornali. Abbiamo visitato l'Italia e siamo rimasti molto impressionati dalla cultura e dalla vostra storia, dal tesoro artistico concentrato in questa piccola vecchia città. Le sculture antiche, i monumenti, le chiese grandi e bellissime, l'architettura di vecchi edifici che si mantengono solidi e sospesi su acque, avendo tra loro in modo impressionante delle vie ondeggianti. Lo vedremo poi in alcune delle rappresentazioni dove presenteremo un Ticano. Loro sono rimasti particolarmente colpiti da queste zone. È stata una ricca esperienza. Ho fatto conoscenza di persone che apprezzano il bello, persone con alta cultura e anima grande, benevolenza e umanità. Ho vissuto emozioni speciali e uniche, visitando insieme col signor Battistella i musei, i luoghi storici, le esposizioni e le opere degli artisti italiani di tutte le epoche. La collaborazione e gli attimi passati insieme a voi sono stati per noi una grande soddisfazione e abbiamo tantissimi ricordi belli. Grazie signor Battistella, fino a questo momento siamo a conoscenza di attività culturali e artistiche che si svolgono in Oderzo e ringraziamo sempre il signor Battistella per i libri, le riviste, i giornali che invia costantemente in Moldova, così che in questo modo noi continuiamo ad essere in contatto con una grande cultura e cerchiamo di rendere
con i colori le nostre emozioni. Anche se vedere l'Italia ha bisogno di vita, ma dipingere ci vuole l'eternità. La pittura è l'eternità. La pittura è la poesia che si vede, la poesia è la pittura che si sente, ha detto Leonardo da Vinci. E anche la pittura e la musica sono sorelle. In questa mostra abbiamo esposto opere che ho dipinto con grande piacere su un sottofondo di musica italiana, che sempre risuona nel nostro studio d'arte e che ci ispira sempre. È la scintilla che accende il fuoco dell'ispirazione, ci fa sentire un'atmosfera italiana. In questo modo ci sentiamo chiudere con il soggetto che si dipinge, cioè ci sentiamo a contatto in tutt'uno col soggetto che andiamo a dipingere. Ci sono alcuni paesaggi di Oderzo, di Ormelle, anche composizioni con tema musicale, nature morte, fiori, dipinti con colori di acquerello su carta o olio su tela. Abbiamo utilizzato solo materiali di altissima qualità. Infine desideriamo esprimere il nostro cordiale saluto a tutti i presenti, siamo grati per la vostra presenza e per l'apprezzamento. Purtroppo per qualche motivo non è stato possibile essere con voi in questo importante momento, ma siamo vicini a voi con il nostro spirito e il nostro cuore. Un cordiale abbraccio a tutti voi, i nostri distinti saluti. Alina e Vladimir Botnichev.